Diversi furti a Villa Fastigi negli ultimi 15 giorni, presi di mira una pizzeria e una ferramenta. Hanno forzato la porta, non sono entrati, fortunatamente perché li hanno visti questi qui dei ragazzi che erano nella sezione, ma soprattutto quel ragazzo il toilettatore, e basta, non sappiamo altro, sicuramente dà fastidio, certo che dà fastidio, fa paura, fa tutto, cosa dobbiamo fare? Purtroppo questo dopo è compito della polizia o di chi di dovere, noi non possiamo fare altro che chiudere. Ieri sfortunatamente non avevamo messo neanche l'allarme, che di solito la sera mettiamo, ma il giorno lasciamo così perché magari tanto stiamo via 2 ore, non pensavamo che in pieno giorno in piazza venissero i ladri, invece adesso lo metteremo anche al giorno, purtroppo siamo costretti a chiudere, anche abbassare la serrande fino in fondo, che non facevamo. Però adesso lo faremo. Storie che si sommano ad altre storie, come quella della famiglia colpita 4 volte dai ladri in pochi giorni. Massima allerta tra i cittadini che ai nostri microfoni hanno commentato così gli ultimi episodi. Che siamo disperati, abbiamo tutti paura e non sappiamo come fare, come comportarci. Un po' di furti ci sono sempre stati, voglio dire, qualcuno così, però adesso è una cosa invivibile proprio. Che è una cosa oscena, brutta, perché oggigiorno bisogna aver paura di tutti, soprattutto gli anziani. Io ho mia mamma qua vicino, gli dico sempre: guarda, tieni chiuso perché qui di tutto e di più, veramente. È brutta questa situazione. È un paese che siamo qua, però mi dispiace. Non deve accapitare a nessuno. Era un quartiere sicuro, ma gli ultimi tempi qui i ladri ci hanno preso di mira, sempre qui a Villa Fastigi, io abito in Villa dell'Unità, e sono venuti nella casa accanto a me, sul terrazzo, li hanno presi, sono scappati, ma qui ci vorrebbe qualcuno che alla sera girasse per il paese, un vigile, qualcuno insomma, e i cittadini non si possono neanche difendere, chi ne ha la possibilità. Speriamo che qualcosa facciano per questi ladri. Signora, andare nella privacy delle persone è un gesto che dà fastidio, il furto dà fastidio. Molto, dà fastidio. Non siamo più sicuri in casa nostra, non siamo più sicuri a casa nostra. Si va via, quando si torna a casa si ha paura di entrare. La polizia ha effettuato dei sopralluoghi e sulla base di quanto descritto dai residenti ha individuato nella giornata odierna 2 famiglie, entrambe composte da persone di origini croate con precedenti relativi a furti in appartamenti tra Ferrara e altre città. Uno di loro, evaso dagli arresti domiciliari, si trova nel carcere di Villa Fastigi.